Ciao a tutti, io sono Giorgio Messina e oggi sono qui per raccontarvi i miei pensieri su Thor Ragnarok, l'ultimo film della serie di Thor. Dettagli. Come al solito cercherò di raccontarvi i miei pensieri senza effettuare spoiler, perché ricordate, gli spoiler li fanno solo i... Cominciamo con una delle perdite più importanti del film. Come avete visto anche nel trailer, Thor perde il suo magnifico martello, che in questo caso è un martello di Thor, quindi mi è stato regalato in... Maghera? Thor the Dark World, ho sputato un sacco in mezzo, che provvederò a mettere anche in qualche modo, perché io ho un polso un po' grande. Oh, mi sta! Sono dimagrito, che fissa! È fissa dimagrire per mettere i bracciali di Thor che non riesco comunque ad infilare. Ma perché non ha una cosa facilitata questa roba? Comunque così non lo posso mettere, mi serve una mano aiuto. Oh, ce l'ho fatta! Oh, mi sta! Che fissa! Tornando leggermente seri, abbiamo uno dei personaggi principali della storia di Thor, ovvero il suo magnifico martello. Il che in questo episodio, se possiamo definirlo episodio, il martello è ancora molto più fico, perché ha una sorta di modalità automatica che, cioè, torna in mezzo, e questo martello che distrugge i nemici così a cerchio, mentre lui pesta gli altri a mani nude! Perché lui è un maschio, essendo viking con la barba. È stata una grande perdita il martello, però vedrete che ne sarà valsa la pena. E non sarà l'unica perdita. Allerta spoiler. Tolte le cose serie che si sapevano già dai trailer, non voglio dire altro, quindi possiamo passare alle parti un po' più, come dire, divertenti e stupide. Il film è parecchio comico. Ci sono molte scene, molte battute che ti fanno veramente liberare l'intestino. La vescica, non l'intestino. Sarebbe una pessima idea quella. Come abbiamo potuto vedere dai vari video o trailer che sono comparsi già in rete, c'è un pezzo in Thor Ragnarok che è molto divertente. Ovvero, ci sono degli attori famosi come... mi dimentico sempre il suo nome. Comunque quello che fa Linus in Ocean Eleven. E anche gli altri, ovviamente. Ma... quindi... cercatelo voi. Che interpreta... Loki. Che interpreta Loki. Con Odino, che viene interpretato da un attore famoso che io adesso non ricordo. E in pratica loro fanno la storia di Thor the Dark World davanti a Odino, che guarda la loro interpretazione mentre mangia uva sdraiato sulle sdraio romane, quelle da orgia, quelle che mangiano proprio così, poi vomitano, poi continuano a mangiare, mentre lui se la ride grassamente. Il che è stato davvero un po'... Bene, a un certo punto del film Thor tornerà sulla Terra per fare delle cose che adesso non sto qui bene a raccontarvi, e appena scende a New York, viene assalito dalle fan che... oh mio Dio, Thor, ci possiamo fare un selfie? Thor è più famoso di Justin Bieber. Bene, ma cosa va a fare Thor a New York? Va, non so fare cose perché non voglio dirvelo, ma incontrerà uno dei nostri personaggi targati Marvel, ovvero il Dottor Strano. Il Dottor Strano intratterrà Thor per qualche minuto facendo delle chiacchiere sulla sua attività sul pianeta Terra. Mentre parlano gli viene offerto del tè, che ovviamente Thor rifiuta perché, essendo un dio vichingo con la barba muscoloso, non beve il tè. E quindi cosa? Il Dottor Strano, mi è arrivato un messaggio. Continua così, grazie. Quindi il Dottor Strano si vedrà costretto ad offrirgli altri tipi di bevande, fra cui ovviamente la birra, che è il classico boccale da birra, quello da un litro, con il refill automatico infinito. Quindi immaginate la felicità di Thor di questa piccola cosa che lo porterà alla cirrosi epatica nel giro di pochi anni. Cazzo quanto sono simpatico stamattina! Guardando gli appunti, qua c'è scritto Odino in non veglia. Che cazzo volevo dire qua? Questo è il problema di non scrivere mai e scrivere al buio senza guardare. Ottimo! Bene, visto che scrivo malissimo e non riesco neanche a comprendere la mia scrittura, io leggo, ok? Cito parole. Scena Indiana Jones, lui con Prusa e Jones con pistola. Ah, frusta. E Jones con pistola overgross. Wanda con nave spaziale. Il problema è che non mi ricordo assolutamente questa cosa, perché sono passati un po' di giorni dalla proiezione, perché prima non potevo fare questo video. Comunque il riassunto di questo pezzo è che c'è una scena di Indiana Jones del film, non mi ricordo quale in questo momento, ma quello in cui sono in Egitto, e ci sono tutti che pestano Indiana Jones che ovviamente li pesta tutti a sangue, e alla fine compare, mentre Indiana Jones se ne va, compare uno con la frusta, dicendo, ah, no, non con la frusta, con le lame, o con la frusta, vabbè, uno ha un altro stronzo,
che vola a pestare Indiana Jones, lui dice, che puttana, e gli spara, finalmente, e questa è la scena Indiana Jones che c'è in Thor Ragnarok, solo che non lo so, non me la ricordo, quindi c'è una nave spaziale, così funziona. Sono riuscito a leggere la mia scrittura. Fantastico. Bene, Thor arriverà in questo nuovo luogo dove incontrerà il suo compagno di lavoro, Hulk, che non è quello giallo, non è Hulk Hogan, ma è Hulk verde. Dove in questo luogo saranno presenti altri tipi di forme di vita, alieni, non alieni, umani, non umani, metaumani. Era una citazione molto velata allo Svarione degli Anelli. Bravi, fate un ottimo lavoro, è fantastico. Ci sarà un signore che è composto solo di sassi, cioè il suo corpo è fatto di sassi. E citando dal libro magico dei Guerrieri della Galassia, volume 2, perché io scrivo solo su queste cose qua. Ciao, sono fatto di... parlando con questo signore che parla con Thor, e Thor lo guarda in maniera strana, ma sei fatto di sassi. Ciao, sono fatto di sassi, e se non, e non ti dimentichi di dire se il tuo corpo non è fatto di forbici. In questo nuovo luogo dove Thor svolgerà delle cose con il suo amico The Hulk, c'è un personaggio che è il capo di questo... di questa combricola di gente, che... non lo so, è fuori di testa, totalmente fuori di testa, e lui interpreterà le cose in maniera totalmente sbagliata, ed è qui che verrà coniato il nome Lo Zio del Tuono, perché Thor, ovviamente, quando entra in questo luogo, lui fa, come al solito, come sappiamo tutti, tu non osare toccare Thor, il figlio di Odino, io sono il Dio del Tuono, lui fa, sei lo Zio del Tuono? E dal momento in poi lui verrà etichettato come Zio del Tuono, il che mi fa molto ridere, perché in tutto il resto del film lui sarà lo Zio del Tuono, il che è veramente uno spacco allucinante. Ed è proprio lui a dire una delle frasi più divertenti. Era lui? Non mi ricordo. Vabbè, facciamo finta che sia lui che divertente in tutto il film. Ovviamente Thor parlava del suo martello che è stato perso, e questo signore mi fa, cosa? Cavalcavi il martello? Ma ti tira il martello? Ah no, hai sbagliato in realtà. In realtà ha detto, cavalcavi il martello, ma che? Ti tira il coso? Che, cioè, noi maschi ridiamo, perché siamo esseri semplici e stupidi. Ma va bene così, perché io ridevo un sacco. Ecco, un'altra delle cose molto divertenti è stato quando Thor, come abbiamo visto nel trailer, quindi questi sono tutti spoiler free, lotta comunque è nell'arena con Hulk, e ovviamente lotteranno un attimo, poi non so bene a dirvi come quanto, ma c'è un pezzo in cui, come dire, Loki prende una sua rivincita personale, come dire, si sente meglio dentro, perché Thor subisce la mossa di Loki, ovvero così. E Loki dalle spalti urlerà, sì, così che ci si sente! E... oh, c'è a ridere. Parlando sempre delle avventure di Thor e suo fratello adottato Loki, abbiamo un piccolo rewind in the time. Madonna quanto sono americano. Thor in un pezzo del film racconta una delle storie delle loro piccole avventure quando lui e Loki erano piccoli. Soprattutto c'è una molto divertente, una in particolare che è parecchio divertente. Parlando di Loki, una volta si era trasformato in un serpente e io l'ho preso in mano perché adoravo i serpenti. Io in quel momento ho detto, cazzo, non è Dio i serpenti. Perché io adoravo i serpenti, quindi l'ho preso in mano per osservarlo, per guardarlo. Poi si è trasformato, mi ha urlato, ehi, ciao, sono io, e mi ha coltellato. Il che è una cosa normale per tutti i bambini dell'universo, trasformarsi in serpenti per accoltellare il fratello. Una roba proprio... Tony Stark non può mai mancare in un film targato Marvel dopo tutti i vari Avengers, in quanto è presente in una vicella dello SHIELD in questo luogo, e ovviamente viene comandata tramite controlli vocali, che vanno attivati ad personam, perché ogni persona ha il suo timbro vocale e quindi il suo sblocco personale. Quindi Thor entra su questa nave, cerca di tipo... sblocco Thor, non riconosciuto. Sblocco Thor figlio di Odino, non riconosciuto. Sblocco Thor dio del tuono, non riconosciuto. Sblocco Thor il più forte degli Avengers, non riconosciuto. E fa... cazzo. Maledetto Stark. Siete pronti? Siete pronti? Sblocco Point Break. Benvenuto Thor! Faccio male alle mani a fare così. Bene, dopo tutti questi brebeccoli, che assolutamente non significa nulla, ma è una parola che il mio cervello ha creato in questo istante, torniamo un attimo a dicendo che il mio parere personale sul film è proprio questo. E prendete con queste parole con le pinze, perché non è proprio... cioè, è personale, ok? Il commento perfetto e bello del film è
mi ha divertito, ma il film è una merda. Mi spiego meglio. Mi ha divertito perché quello che vi ho raccontato è solo una piccolissima parte di tutta la parte comica del film, che è veramente enorme, e per la parte della merda abbiamo il fatto che c'è poca, dico poca, trama della Marvel. Mi sono sfondato le mani fuori di applaudire. E c'è poca trama della storia Marvel all'interno del film, il che non è che sia proprio un fatto negativo, però mi aspettavo un goccino di più. Niente di che. Di film che sono di serie Marvel che sono arrivati alla terza puntata, terzo film, sono due: Iron Man e Thor. Il 3 è sempre un punto di cambiamento. Iron Man 3 c'è stato il cambiamento di Iron Man, dove lui abbandona tutte le sue armature per creare qualcosa di nuovo che non ci è dato ancora a sapere. Beh, se leggete i fumetti sì, però facciamo finta di niente. E Thor 3 cosa succede? Anche qui c'è un cambiamento, lui perde il martello, come abbiamo già visto, e in più altre cose che non sto qui a raccontarvi. Quindi i 3 di film della Marvel a quanto pare sembrano essere dei film di cambiamento dove i personaggi cambiano. In questo film Thor cambia e quindi è un po' privo di trama della Marvel per dare spazio a questo cambiamento del personaggio, che è molto importante per il futuro della serie, della serie, nuovo termine, serie, storia, serie, unite, serie. Detto questo, io comunque raccomando al 100% la visione del film, perché comunque è uno della Marvel, quindi va bene, cioè è fatto bene, tutto a posto. Punto 2, fa spaccare da ridere, quindi andate a vederlo. Che sarà nei cinema proprio oggi, immagina! Oggi, questa sera, sarà al cinema, quindi alza il culo, vai a prenotare il cazzo di biglietto e vai a vederlo! Perché devi dare i soldi, cash fumanti, che non ho, perché io sono povero. La Marvel, dai, muoviti, su, dai! Dai, consiglio comunque la visione del film, perché è uno spacco totale. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete un bel pollicione verso l'alto qui sotto, se avete dei consigli e o commenti scrivetelo pure qui sotto. È tutto qui sotto, comunque sopra c'è solo il titolo. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video, quando avrò voglia di farlo. Ciao! Vabbè, io me ne vado. Ciao bello. Detto questo, io sono una macchina del fumo. Magia!